Cari amici, ben trovati in questa seconda domenica di Quaresima. Sono due le montagne che nella scrittura diventano il luogo dove si compiono e si manifestano grandi misteri. Sul primo monte si sarebbe compiuto il sacrificio di Isacco se Dio non fosse intervenuto a fermare la mano di Abramo prima che compisse il sacrificio del figlio della promessa. È la prima lettura che ascoltiamo quest'oggi. Sul secondo monte è Gesù che conduce in disparte tre dei suoi discepoli, dei suoi apostoli, meglio, e manifesta loro, nella sua trasfigurazione, la gloria della sua divinità. Potremmo dire che il tempo quaresimale ci chiede di stare su questi due monti, di salirli entrambi. Non possono stare l'uno senza l'altro. Ma ascoltiamo la pagina evangelica che ci porta sul monte Tabor per godere del Signore e della sua trasfigurazione. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Da una parte abbiamo allora il monte dell'obbedienza di Abramo e del sacrificio di Isacco, quel monte che diventerà nella storia di Israele il monte dei sacrifici, perché vedrà proprio lì l'edificazione del Tempio al Dio vivente. È il luogo dove è prefigurato, preparato il sacrificio stesso di Gesù. Il Padre accoglierà nel sacrificio di Gesù l'obbedienza del Figlio suo per la salvezza di tutti gli uomini. E quel luogo rimarrà deputato al sacrificio di capri, di arieti e di altri animali, insieme a diverse forme di offerte e di libagioni, ma un altro sarà il luogo del nuovo sacrificio, quello di Gesù sulla croce. Ecco, la Quaresima ci prepara a salire sul monte dell'obbedienza di Gesù, a condividere la sua scelta. La seconda lettura che ascolteremo in questa seconda domenica di Quaresima ci ricorda che Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Conclude poi affermando che Gesù Cristo è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Ecco allora il secondo monte,
quello della Trasfigurazione, dove Gesù manifesta la sua divinità e l'Evangelista Marco descrive in modo sobrio e plastico quello che avviene. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Continua poi a darci un'informazione preziosa. Apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Gli apostoli sono resi partecipi della gloria di Gesù, della sua divinità, e diventano testimoni del compimento della legge e dei profeti in Gesù glorificato. Ecco, vivere il cammino di fede, camminare alla presenza del Signore nella terra dei viventi, è possibile se siamo capaci di affrontare la salita di entrambi i due monti. Sul primo saliamo portando la croce di Gesù, partecipando alla sua passione e morte. Sul secondo siamo a nostra volta trasfigurati dalla sua stessa risurrezione e siamo chiamati a risorgere con lui. Potrebbe sembrare che sul primo monte ci avvolga la paura, lo sgomento, la fatica, lo smarrimento. In realtà, anche il secondo monte suscita paura. E l'intraprendenza di Pietro viene stigmatizzata dall'Evangelista, che da Pietro stesso ne ha sentito evidentemente il racconto, non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Dinanzi all'opera di Gesù appare inevitabilmente la paura dell'uomo, la paura di ogni uomo, perché l'opera di Gesù passa dall'obbedienza della croce e dal dono della risurrezione. Due realtà che possiamo scegliere soltanto nella fede. Noi siamo capaci di affrontare fatiche e privazioni per raggiungere le nostre mete. Siamo meno disponibili a vivere secondo l'obbedienza di Gesù. Siamo attratti da molteplici glorie umane, ma non siamo soprattutto propensi al dono della gloria di Dio. Ecco, solo quando riconosciamo la voce del Padre per noi, diventiamo capaci di salire entrambi i monti, quello della croce e quello della gloria. La Quaresima si può vivere se il monte della sua croce e della sua gloria ci vedono partecipi della sua passione, della sua morte, della sua risurrezione. Certi, certi della voce del Padre. Questi è il Figlio mio, l'amato. Ascoltatelo.